Benvenuti nella cucina di Chef in Quarantena. Oggi vi presentiamo un dolce tipico genovese, che sono i canestrelli. Già nel XIII secolo erano conosciuti col nome di ruette, nei territori fiescani. Questo dolce, molto importante quanto semplice nella sua preparazione, era talmente importante, talmente iconico, che è stato riportato, ed era riportato ai tempi, sul genovino d'oro. Il genovino d'oro era una moneta aurea che era stata emessa nel XIII secolo, dove era raffigurato appunto il canestrello. Erano raffigurati 7 canestrelli per esattezza, canestrelle 6 punte, come la nostra formina, ed era simbolo di abbondanza e ricchezza, soprattutto nel territorio genovese di quell'epoca. Gli ingredienti dei canestrelli sono semplicissimi, sono i classici ingredienti di una pasta frolla, quindi che sono lo zucchero, la farina, il pollo di uovo e il burro. Mi raccomando, il burro non deve essere fuori frigo subito, deve essere tirato fuori dal frigo almeno una ventina di minuti prima per poterlo utilizzare a temperatura ambiente, perché sennò diventa molto difficile unirlo e amalgamarlo insieme a tutti gli altri ingredienti. Adesso andiamo a mettere 2 tuorli d'uovo, 100 g di zucchero e 200 g di burro. Facciamo partire il nostro mixer e dopo aver fatto girare un pochettino il mixer in modo che si siano amalgamati bene, andiamo ad aggiungere 300 g di farina 00. Adesso andiamo a metterla sul banco e la lavoriamo velocemente e poi la mettiamo in frigo a riposare. Quindi dopo aver finito di farla girare nel mixer, la andiamo a lavorare un pochino con le mani e poi la tiriamo fuori questa bellissima pasta, che deve avere una consistenza comunque morbida, non deve essere troppo calda, perché sennò il burro, essendo che quando è troppo caldo diventa troppo appiccicoso, diventa praticamente indolorabile. Allora cosa facciamo? La prendiamo, la mettiamo nella nostra pellicola e la portiamo in frigo per mezz'oretta. Per comodità noi abbiamo già raffreddata la pasta frolla, l'abbiamo già lavorata, l'abbiamo già appiattita, così da poterla tagliare più facilmente. Utilizziamo uno stampo fatto esclusivamente a canestrello, quindi lo stampo originale del canestrello in acciaio. Adesso andiamo ad applicarlo sulla nostra pasta frolla, andiamo a tagliare bene con un pochino di pressione la nostra pasta e poi successivamente andiamo a togliere il nostro futuro canestrello dallo stampo, che verrà di questa forma qua, e andiamo ad adagiarlo su una carta da forno che poi metteremo sul tegame e porteremo in forno in cottura. Statico per 15 minuti a 170 gradi e poi ricoperti da una strato di zucchero a velo. Cosa che abbineremo chiaramente, essendo un dolcino, a una nostra famosa bollicina. Assaggiamo? Dai!